a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ancora una volta parleremo del Grande Fratello e di quello che è successo, perché oh mio Dio, non ci posso credere, è successo qualcosa di incredibile. No, io sinceramente sono delusa ma non sorpresa, perché era una mossa prevedibile quella da parte del Grande Fratello, che le cose finissero in questa maniera, perché adesso vedo le cose con molta più chiarezza. In passato guardavo le edizioni del Grande Fratello da pura spettatrice, cioè non ci mettevo dentro la testa, non pensavo al perché fanno questa cosa qua, ma perché questo, ma perché quello, lo guardavo e lo assorbivo così passivamente. Però adesso lo guardo e davvero mi chiedo, ma perché questa cosa l'hanno fatta? E le risposte vengono proprio così, come una manna dal cielo, perché basta seguire le briciole che conducono ai soldi. Contano solo i soldi, lo fanno solo per i soldi. Perché quando è uscita? Per i soldi. Perché non ho lasciato Miss Monte Carlo? Per i soldi. Perché opino ancora lì dentro? Per i soldi. Soldi o raccomandazioni? Queste sono soltanto le mie speculazioni. Non sto dicendo che Grande Fratello ha truccato il televoto, però diciamo che hanno creato l'ambiente fertile, un ambiente fertilissimo per fare in modo che uscisse il risultato che è uscito, perché loro conoscono i loro polli e sanno cosa sarebbe andato ad accadere. Allora, in pratica, parlo con chi conosce già la situazione, no? Chi non ha guardato Grande Fratello quest'anno, vabbè, non ti sei perso niente di che, però è una cosa che è entusiasmante e io non me lo perdo, mi dispiace, ma il mio guilty pleasure non me lo perdo. Allora, Gwenda è uscita la settimana scorsa. È uscita, vuol dire che è stata la meno votata. E voi volete farci credere che Gwenda Goria, su cui avete cavalcato per le ultime 4 puntate la storia della sua famiglia, Gwenda Goria, quella che ha vinto il televoto contro la Gregoracci la settimana scorsa, Gwenda Goria, la stessa che è finita fra i preferiti del pubblico per 2 settimane di fila, la stessa Gwenda Goria è uscita col 13% contro Miss Monte Carlo? Bitch, ma chi vuoi prendere in giro? Ma chi vuoi prendere in giro? E sopra di lei c'è la Maria Teresa Ruta, la mamma della casa, Maria Teresa Ruta, l'invincibile, Maria Teresa Ruta, l'imbattibile, che ha sopravvissuto tipo 9 nomination dall'inizio della stagione. Quella Maria Teresa Ruta? E sopra di loro Francesco Pini, lo stesso Francesco Pini maschilista, lo stesso Francesco Pini che ha baciato Tommaso Giorgio soltanto per farsi vedere, lo stesso Francesco Pini che continua a dire cazzate sopra cazzate. Ehi! E sopra di lui Miss Monte Carlo, sopra di lui Eli Greg Beauty Case, sopra di lui la raccomandata delle raccomandate col 17.3%, e sopra di lei Pierpaolo Pretelli o Pieretti, Pierpaolo, non so neanche come cazzo fa di cognome perché è così tanto inutile. Pierpaolo che vive soltanto per Elisabetta, Pierpaolo che è un comodino glorificato e nessuno potrà mai cambiarmi idea. Pierpaolo è un comodino, ragazzi, io lo sto urlando per tutti i monti, per tutti i laghi, per tutti i fiumi. Pierpaolo è un comodino. Change my mind. Pierpaolo è un comodino, ragazze, perché lui non fa niente in casa, si allena e fa lo zerbino della Gregoracci. Punto fine. Non fa. Ditemi che cos'altro. Le imitazioni di Alfonso Signorini. Beh vabbè, adoro. Beh vabbè, adoro. Change my mind. Che cos'altro fa? Pierpaolo Pietrelli, non lo so. Sarà caro e cucciolotto quanto vuoi. E all'inizio io non me lo calcolavo, poi quando ho visto che piangeva per Elisabetta mi ha fatto tanta pena perché ho detto poverino. Però poi adesso lo guardo e dico, ma tu ci fai o ci sei? Ma sei lì dentro per che cosa? Ma non hai una dignità, ma non hai un orgoglio, ma non lo vedi che ti sta prendendo per il culo, ma hai un minimo di senso nella tua testa, o stai soltanto cavalcando l'onda di questa cosa perché sotto sotto sei il più furbo di tutti e vuoi vincere? I'm just asking. Allora, parliamo del come hanno fatto sì che la Elisabetta Gregoracci rimanesse dentro la casa. Allora, questa cosa dell'eliminazione alternate era palesissima, l'hanno capito perfino i muri, che una settimana fanno eliminazione vera, una settimana fanno finta eliminazione, la settimana fanno eliminazione vera, l'altra settimana fanno finta eliminazione. Allora, la settimana in cui c'era la finta eliminazione, Elisabetta Gregoracci
era l'ultima e sarebbe dovuta uscire dalla casa. La settimana dopo sarebbe dovuta essere la vera eliminazione, lei era ancora al televoto e quella volta lì, se le cose fossero rimaste un po' come al solito, lei sarebbe uscita. Ma fatalità, il Grande Fratello ha detto: per la prima volta dopo 20 anni il Grande Fratello farà una cosa assurda, cioè allungheremo il televoto durerà 2 settimane perché vogliamo confondere i ragazzi della casa. Ma grazie al cazzo, voi non volete confondere nessuno, l'avete fatto perché sapevate che la Grigoracci sarebbe uscita e questo era l'escamotage per mandare tante persone in nomination e dividere il voto, perché con 6 persone in nomination, tra cui Gwenda, Maria Teresa, la Grigoracci, Pierpaolo, chi cazzo c'è? Oppini, sì, e Stefania. Ma i fan della stanza blu ovviamente hanno divulgato tutte le loro energie su Stefania, forse anche Maria Teresa, e poi le cose si scompigliano, diventa tutto un mix, non puoi salvare tutti. E le ultime due, quelle con i meno voti, sono state Maria Teresa e Gwenda. E in più possiamo parlare delle illazioni che ci sono state sul fatto che comunque non so chi abbia affittato un cavolo di call center o si sia fatto 4.000 account falsi per salvare Pretelli e la Grigoracci. Ma che Grande Fratello state guardando voi? Ma si può sapere? Che Grande Fratello state guardando per salvare la Grigoracci? Ma dove stiamo? Scusa, ma perché? Boh, non lo so, de gustibus, però comunque visto il trend di come il pubblico ha votato in passato, queste percentuali io non me le spiego e di sicuro c'è qualcosa che non torna, qualcosa che non ci torna. Ma vi spiego perché la Grigoracci non sarebbe mai uscita. Questo è il perché. L'Italia è un paese di vecchi. Questo è il motivo. E voi mi direte: ma cosa stai dicendo? Ma perché? Allora, vi spiego benissimo. Il Grande Fratello, la redazione del Grande Fratello, gli autori del Grande Fratello, Mediaset, non lavora per noi, lavora per gli sponsor. Noi che guardiamo il Grande Fratello, è grande maggioranza che vuole una cosa, a noi loro non calcoleranno mai. A meno che non facciamo così tanto scalpore che si crea una cosa che crea imbarazzo. Se qualcuno fa qualcosa e noi tutti su Twitter, sui social diciamo allora lì sì che ci calcolano, perché comunque è una cosa che li fa mostrare in cattiva luce. Ma in condizioni normali loro non ci calcoleranno mai, perché tutto quello che noi facciamo è guardare e votare. Noi non diamo i soldi. Il Grande Fratello campa e va avanti ed è stato allungato fino a febbraio perché gli sponsor buttano migliaia e migliaia di euro per pubblicizzare dentro il programma. E perché pubblicizzano dentro il programma? Perché ci sono i VIP, personaggi famosi che hanno gli occhi puntati addosso. Perché quando la Grigoracci, che ha un nome comunque importante, fa qualcosa o è in degli scandali o è in una relazione amorosa finta lì dentro nella casa, si creano articoli di giornale, ah ma cosa dice Briatore, ah ma cosa dice questo, cosa dice quello, si crea tutto un fumo che comunque crea pubblicità e fa puntare gli occhi verso il Grande Fratello, e più occhi puntati più sponsor. E perché dico che tutto questo? Perché l'Italia è vecchia, perché una ragazza di 24 anni come me, della Grigoracci, può fregare il cazzo, cioè proprio sapevo che era una conduttrice, viso familiare, però non mi interessa nulla di lei. Però alle persone più anziane di me, magari 50 anni, 40, 50, 60 anni, la Grigoracci è anche un nome un po' più conosciuto. E sono andata a vedere le statistiche per avere comunque dei dati alla mano, per vedere l'età media delle persone che guardano i reality in TV, e mi ha sorpreso vedere che l'età media è comunque 50 anni. Comunque l'età media è molto più alta, e l'età media delle persone che guardano il Grande Fratello sono persone che conoscono il nome della Grigoracci, conoscono il nome, non so, della Patrizia De Blanc, conoscono il nome di un Paolo Brosio, sono delle fette di pubblico più anziane che conoscono questi nomi di casa, ok, nomi di casa, nomi importanti, quindi sono molto più incuriositi di un pubblico giovane come noi che fa tanto scalpore su Twitter ma alla fine non gli frega niente di loro, dato che comunque la maggioranza è più anziana, guarda di più, è più incollata, allora loro andranno comunque a preferire dinamiche che mettono come protagonisti questi personaggi famosi ad un pubblico più anziano. Tutta sta pappardella, mi avete capito? Spero di sì. E il fatto che comunque Alfonso Signorini sia alle redini, a parte il fatto che
E penso che il conduttore abbia proprio meno voce in capitolo degli autori. Sono gli autori che decidono, il conduttore vabbè è quello che è. Però come si muove Alfonso, le cose che dice, le cose che fa, quello che lui comunque decide di evidenziare o meno, ti fa anche capire il fatto che lui comunque è uno che ha la mentalità puntata verso la TV tradizionale, verso i VIP tradizionali. Perché nel 2020 una VIP come la Gregoracci, ma che cazzo se la incula? Però un VIP come Tommaso Zorzi, cioè noi giovani siamo molto più presi da uno Zorzi che da una Gregoracci. Soltanto che persone come Alfonso Signorini, che hanno comunque ancora le riviste, quelle che magari vengono comprate dal Sciure, capito? Lui tenderà sempre, secondo me, a favorire ed a proteggere una Patrizia De Blanc, una Gregoracci, perché comunque sono nomi che richiamano di più, nomi più famosi, nomi più anziani, nomi che hanno più una storia, capito? I nomi che appunto fanno venire l'acqua alla gola quando si parla degli sponsor, che conoscono di più questi personaggi qua, che personaggi più giovani che sono molto più validi, che a noi giovani fanno entusiasmare molto di più, soltanto che non fanno parte di quella casta dei VIP appunto tradizionali, della TV vecchia tradizionale, i conduttori, quello che è. O almeno questa è la mia opinione, ed è per questo che la Gregoracci non sarebbe mai uscita, anche se davvero non so, non me l'aspettavo, ma non me l'aspettavo. A pensarci era ovvio che non sarebbe uscita, però a vedere quanto lei fosse odiata e a vedere che è stata salvata con 17.3% mi fa davvero capire ma che cazzo è sta roba? Perché comunque le persone che guardano Grande Fratello attentamente, che guardano le cose quotidiane eccetera eccetera, sono le stesse persone che votano e sono le stesse persone che stanno su Twitter. Non ho mai letto un commento a favore della Gregoracci, mai. Gli autori di questi programmi sono comunque persone molto più vecchie di noi giovani che interagiamo su Twitter, sono persone che sono magari cresciute, sono abituate a certi nomi, a certe dinamiche, loro cercano di andare sempre solo sul sicuro, non faranno mai niente di rivoluzionario, niente di davvero entusiasmante per noi giovani, perché secondo me non si fidano di puntare riflettori di più su magari uno Zorzi che piace a tanti ragazzi, che una Patrizia De Blanc, che comunque è un nome familiare, quindi stai più sicuro con le pubblicità e tutto il resto. Quindi quello è, secondo me, scontato. Altre cose che sono successe degne di nota sono, vabbè, Oppini e i suoi commenti. Madonna, che imbarazzo. Cioè io non mi spiego come sia caduto proprio dall'Olimpo. La caduta che ha fatto a palle scoperte è stata proprio triste, dai preferiti a uno degli odiati. Io l'ho difeso fino all'ultimo, però vedere quella cosa che ha detto su Dayani, fuori completamente. Ma chi l'avrebbe mai detto che sarei finita ad apprezzare Adua e Zelletta prima di Oppini? Wow! E vabbè, comunque stasera c'è la nuova puntata e domani spero comunque di fare un altro video. Vediamo che cosa si sono inventati, vediamo che cosa accadrà. Anche se questa settimana non è eliminazione diretta, ma è eliminazione fake, che è una delle cose più inutili e che palle, capito? E spero che facciano entrare quella Giulia Salemi, che è una nuova concorrente, che ho visto delle clip, sembra molto simpatica, ex amica di Tommaso, spero che ci regali qualche perla, comunque qualche cosa interessante. Quindi sì, per ora questo è tutto, ci vediamo al mio prossimo sfogo racconto sul Grande Fratello, forse domani. Un bacio!